si officino. Zwei Gläsli Vino, mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino. Mit vier Lappen Zucker sind So, buongiorno a tutti da Svizzerando 360 e benvenuti in questo nuovo video pieno di novità, pieno di luteranismi. Non so neanche che cazzo vuol dire, ma fa niente. Oggi è una bella giornata, anzi tutta la settimana sarà una bella giornata. Comincia a fare frescolino, infatti le temperature di notte qua a San Nicolao si aggirano sui 2-3 gradi. 1, 2, 3 gradi, però è autunno, quindi ci sta. Allora, cominciamo subito con le grandi novità. Ho fatto qualche settimana fa la patente, anzi in primis mi scuso per non aver fatto uscire video nelle scorse due settimane, ma a volte non ho proprio tempo. Sono stanco, sono indaffarato, tanto da fare e quindi veramente certe volte non ho un cacchio di tempo di fare un video e di parlare, di far uscire qualcosa di sensato dai miei discorsi. Quindi a volte meglio che lascio stare, quindi lo sapete, se non esce il video è perché sono incasinato. Però stavolta proviamo. Allora, prima novità, più che altro, ho preso la patente del carrello lavatore elettrico. Non è stato nulla di difficoltoso, c'è stato un breve corso teorico di qualche ora e poi direttamente l'esame, che non me l'aspettavo perché non ho neanche aperto il libro che ci avevano dato da studiare per vedere un po' di cose. Io pensavo che si facesse il corso e poi si facesse l'esame o che fosse un po' più complicato, invece no, l'abbiamo fatto non in azienda ma all'interno di un'altra azienda in Boden, nel loro reparto dove c'erano tutti i macchinari, cose del genere, a Raron. Abbiamo fatto un piccolo corso teorico con le varie slide in PowerPoint, vari video, tante spiegazioni eccetera, e poi 30 domande a crocette, una domanda, tre risposte, che fortunatamente grazie alla benevolenza dell'istruttore ho potuto tradurle anche le domande, perché mi ha visto leggermente in difficoltà con le prime, non che non capissi la domanda, ma ero molto insicuro di quello che capivo, ok? Quindi vedendomi un po' così mi ha proprio chiesto: ma riesci a capire le domande? Le faccio, guardi, le capisco ma non sono sicuro di capire bene, diciamo, sono molto insicuro su sta cosa. E quindi mi ha detto tranquillamente: guarda che puoi tradurle col cellulare, non c'è alcunissimo problema, tanto per copiare non c'era modo di copiare col cellulare, che cazzo capiavi, non c'è niente scritto sul cellulare. Quindi Google traduttore, facendo le foto ho tradotto tranquillamente, infatti mi si è aperto il mondo e li ho fatti in 2 secondi. Poi piccolo corso pratico di come usare il carrello elevatore, nonostante io lo usi ogni giorno, nonostante anche chi c'era al corso lo usi ogni giorno, l'abbiamo fatto. E poi piccolo esame anche lì sul carrello elevatore, che ovviamente è andato a buon fine. Sull'esame ne ho sbagliate 2, però potevi sbagliarne fino a 5 e andava bene. Ne ho sbagliate 2 ed erano proprio quelle in cui mi ero un attimino più soffermato, perché erano un po' a trabocchetto, cioè un po' come le domande dell'esame della patente, che sembrano veritiere tutte e tre, ma solo una è quella esattamente giusta. Quella che mi ricordo che ho sbagliato era quella su cosa succede se, no, cosa devi fare in caso di incendio nel magazzino, oppure appunto incendio del macchinario, e quindi c'erano le varie risposte: o chiami prima i vigili del fuoco, poi spegni
spegni la macchina, quindi stacchi la presa della macchina, quindi o comunque la corrente, oppure e cerchi di spegnere l'incendio, oppure stacchi più la corrente, spegni l'incendio e poi chiami il coso, oppure spegni. È un po' cannato questa cosa qua. Per il resto è andato tutto bene, quindi ci arriverà per posta, non so quando, la cartettina che ci abbiamo permesso e via dicendo. Questa è la prima grande novità a cui vi ho sottoposto. La seconda grande novità sono i grandi cambiamenti dell'azienda, in pratica. Perché tanti si sono licenziati, sia in magazzino che in produzione, ma soprattutto in magazzino. E la cosa è diventata un po' grave, visto che ci è arrivata un'email da parte direttamente dal capo, che praticamente descriveva la nuova situazione generale del magazzino, quindi chi era stato promosso, quelli licenziati e quelli nuovi che stanno arrivando, che sono pochissimi. Teoricamente adesso avremmo dovuto già avere un tot di personale nuovo da cambiare direttamente con quelli che sono licenziati. Ad ora non è ancora arrivato nessuno di nuovo. E se non sei già un esperto che ha già lavorato in quel settore e in questa ditta, ti ci vogliono almeno 3-4 mesi per imparare correttamente, almeno dove sono io, tutto il lavoro ed essere autosufficiente. E nella lettera, nell'email, era anche specificato la possibilità, se c'era, di richiedere a qualche amico se era interessato a venire a lavorare in Bosch. Io ve lo chiederei, anzi da tempo che vi dico che c'è la possibilità di venire a lavorare in Bosch e di mandare i vari curriculum. Chi me l'ha chiesto, gli ho mandato anche i link e tutto quanto. In magazzino è più difficile, perché comunque il tedesco devi saperlo, almeno un B1 devi averlo per capire e farti capire, in modo che chi ti insegni ti spieghi bene le cose da fare, perché ci sono persone che hanno anche il diploma da magazziniere, però ogni magazzino, ogni ditta è diverso, quindi ha le proprie metodiche, ha i propri software, cose del genere, e quindi c'è bisogno di tempo. Ogni magazzino ha i suoi materiali, le sue cose, così, quindi c'è bisogno di tempo un po' per imparare tutto quanto. Ed è essenziale sapere il tedesco, perché in magazzino di italiani siamo solo in 3, di cui in 2 siamo praticamente da 4 mesi lì, quindi non credo che sia non dico logico, però non credo che sia fattibile che dovessimo noi insegnare qualcosa ad altri. Siamo solo lì 4 mesi, che cazzo dobbiamo insegnarmi? E l'altro ragazzo, che era anche un mio follower, è dall'anno, no, forse da 7-8 mesi che qua, già lui potrebbe già insegnare qualcosina in più, perché l'ha già fatto a un altro ragazzo. Però comunque siamo tutti e tre comunque in turni diversi, anzi loro due sono nello stesso turno, però uno è da una parte del magazzino e l'altro da un'altra. È un po' un casino, quindi è essenziale che almeno un B1 di tedesco lo si sappia, visto che anche il software con cui lavoriamo è tutto in tedesco, non c'è la possibilità di tradurre qualcosa in italiano o di cambiare qualcosa di genere. Quindi questa è la grande novità in azienda. Ne ho già parlato di questi licenziamenti, però adesso questa è la cosa, si è fatta un po' più grave, visto che altri si sono licenziati, uno si è infortunato, quello che guidava praticamente il muletto e trasportava la merce che noi immagazzinavamo o che la produzione ci ordinava direttamente in produzione, e si è infortunato. C'è anche carenza appunto
il personale picchetto, quindi quelli che possono sostituire qualsiasi persona in qualsiasi posizione, perché anche lì un paio se ne sono licenziati e quelli sono ancora peggiori da risistemare, perché ci vuole veramente tanta esperienza in quel settore e via. Quindi grossi cambiamenti si sente nell'aria che c'è abbastanza stress, non c'è più, almeno non vedo più quella serenità che c'era una volta, a parte da me e il mio collega che ce ne sbattiamo altamente le palle, perché finché la paga arriva, finché ci siamo noi, chi se ne frega del resto del magazzino, dopo un po' non puoi star lì a stressarti per niente. Ovviamente, sempre scritto nella mail, saranno mesi difficili, magari con un po' più di stress, perché se dovessero mancare altre persone non ci sarebbero sostituti immediati, quindi probabilmente magari qualche team, qualche turno dovrebbe lavorare da solo, e i team apposta che sono stati creati appunto per risolvere l'aumentare del lavoro si sono un po' mandati a fanculo. Come sarà il futuro dell'azienda? Non lo so, sono ancora troppo poco tempo per capire l'evoluzione dell'azienda e le problematiche e tutte le questioni dell'azienda, quindi non saprei cosa dirvi. Però ripeto, c'è l'opportunità per chi ha le carte in tavola di venire in azienda a lavorare. Ovviamente ti devi trasferire qua, ovviamente devi cercare casa e tutto quanto, c'è una serie di cose da fare, tutto quanto, non è semplicemente venire qua. Però chi ne avesse la possibilità, basti solo che vadi sul sito Bosch Scintilla AG e trova la sezione sul sito, trova la sezione dei, però comunque vi lascio comunque lo stesso link della sezione direttamente del personale che stanno cercando. Quindi se volete trovare opportunità qua nel Vallese, è quella, una c'è, come anche alla Lonza. Infatti anche un'altra grande problematica è tanti che stanno andando alla Lonza, perché a livello di paghe per uno svizzero non è abbastanza. Adesso io non ho la più pallida idea di quanto possono prendere gli altri, però una paga base come la mia sui 4.500 quella la dovrebbero prendere tutti quanti in magazzino come partenza. Poi gli altri, avendo più esperienza e avendo posizioni diverse, non ho più pallida idea. Poi per quanto riguarda il resto, a livello di turni, come me la sto cavando? Mi sono ambientato, ho riflettuto tanto sulla benevolenza dei turni, quale sia il migliore, quale sia il peggiore. Prima credevo che il turno di notte sia il migliore, nonostante io da più di un mese che non lo faccia, perché mi hanno spostato a destra e manca, visto che mancava personale. Credo che non c'è esattamente un turno migliore. Il peggiore è sicuramente quello del mattino, anche se ti dà molto tempo libero, però la questione delle ore di sonno in meno che fai te la porti dietro tutta la giornata. Infatti basta una giornata in cui non dormi bene, dormi poco, quello ovviamente, e hai una giornata lavorativa leggermente pesante, la stanchezza te la porti tutta la giornata. Molte volte mi è capitato anche già ieri, in questi giorni, e soprattutto nella settimana scorsa, quando praticamente ho fatto 3 settimane di fila con il turno del mattino,
ne sono uscito veramente devastato, ero veramente veramente stanco. Le ho sentite le ore di sonno in meno. Poi per quanto riguarda il turno del pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6, alle 9, quello ritengo che possa essere il migliore, visto che è una situazione in cui lavori tanto, quindi il tempo va, sei riposato, hai dormito abbastanza, quindi è la parte di turno, le ore di turno in cui sei molto più attivo. La notte, nonostante ci sia poco lavoro, ci sia un clima più tranquillo, più leggero, però andare a lavorare alle 9 di sera ti mette in un mood che verso le 7, le 8 ti rilassa troppo. Ti rilassa veramente troppo, perché a quell'ora più o meno la gente entra proprio in quel mood in cui si piazza sul divano, sta tranquillo, si rilassa e va a far culo. Invece quando il tuo corpo comincia ad avere questa circostanza, tu devi andare a lavorare, devi riattivarti in qualche modo. E quindi ritengo che sia il secondo nella classifica, però ci si abitua, pian pianino ci si abitua. A livello fisico sto avendo anche, ho da più di un mese problemi al gomito, quindi ciò mi è uscito fuori, come si dice, il gomito del tennista, quindi un'infiammazione alla fascia di nervi muscolare qua del gomito proprio. Non passa, dopo più di un mese che metto creme, ghiaccio, così non passa. Ho provato anche questa settimana a non fare proprio lo sforzo fisico in palestra, non facendo palestra né niente, senza allenarmi, però non passa, non passa. Adesso proverò, come mi ha consigliato York, mio collega, che anche lui ha avuto i primi mesi che era lì, questa pomata che teoricamente sono quelle pomate non balsamiche, quelle che ti provocano calore a livello muscolare e delle articolazioni. È della tipica pomata dove c'è raffigurato il cavallo, che usano anche per i cavalli nelle infiammazioni o negli stiramenti muscolari, eccetera. Proviamola anche quella per un paio di settimane e vediamo un po' come va, se migliora la situazione o no. Lui mi ha già avvisato che probabilmente la situazione rimarrà tale per 2, 3, 4 mesi, e però passandolo quotidianamente questa crema potrebbe anche migliorare. Adesso vediamo, ci proviamo, e dovevo far benzina ma mi sono dimenticato, la farò dopo e vediamo un po' come va. Niente, queste sono le grandi novità. A livello di Covid non c'è, rimangono sempre le stesse leggi di prima, la situazione non cambia, è sempre la stessa più o meno. Ancora il Green Pass nelle aziende non l'hanno messo, però sicuramente vedete, il sonno mi cala a quest'ora adesso. Comunque a livello di Covid, cose del genere, la situazione non è cambiata, quindi non ci sono grosse novità, almeno che non sia successo qualcosa in questo momento. Altre cose, niente. Per il resto mi cerco di godere la vita, ogni settimana uscire a fare qualcosa e via. E niente di più. Poi praticamente vi farò il video esatto sul mio nuovo contratto con la voce, e ve lo spiegherò bene bene nel dettaglio. Va bene? Ok ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Io sono quasi arrivato a casina, e scrivete, commentate, lasciate un like e tutto quanto, va bene? Tipo. Buona giornata, buone ferie e buono tutto. Ciao ragazzi, ciao ciao.
step up, Balkon, Spliff im Mull, yeah, buongiorno Ticino, Kiff im Haus, mach den Wein noch für den Stell, das Boccalino parat, damit noch das...